di anni, per un po' di tempo, non ha potuto prendere il suo lavoro, il suo posto ancora. Sì, sì, lo so. E c'è rimasto quell'altro. E questo mi manca. È stato lì che è quello che mi ha rubato il cane. Dovete sapere che quel signore lì che voleva, gli hanno dato il posto a mio papà. Mio papà faceva io quei lavoretti lì attorno, perché ha sempre lavorato lo stesso. Viene che passa tutto quanto, lui rimane lì, non so, è rimasto lì per tanti anni. Dopo mio papà ha ripreso il suo posto, però quel signore lì è rimasto lì per tanti anni e non so cosa facesse esattamente. O se erano costretti a tenerlo, perché può darsi anche che sai delle volte, perché non riesco a capire perché è rimasto lì, fa niente. E era andato a caccia. Mio papà era bravissimo a insegnare i cani. Pensa, tuo nonno ha consentito, mi sono vista un setter irlandese, mi hanno regalato un setter, perché io ero pazza per i cani, un setter irlandese piccolino, era mio, tutto mio. Mio papà, mano a mano che cresceva, gli insegnava ad andare a caccia. Sembrava un bambino, tu gli dicevi fai questo, fai quello, e lui lo faceva. Quel buon uomo lì me lo chiedeva per andare a caccia. Allora, sì, intanto impara, vai. Dopo chiede a mio papà di venderlo. Mio papà dice, di mia figlia, non, assolutamente no, se è contenta lei, per carità di Dio. Dopo poco mi viene a mancare. Sì. Allora, noi non avevamo, tuo nonno che mi vede disperata, ha messo per non so quanto tempo sul resto del Carlino la foto del cane, che era un particolare perché oltre essere molto bello, perché era bellissimo, aveva fuori la lingua, aveva una macchia nera sulla lingua, era particolare sto cane. E per parecchio tempo, con i soldi di tuo nonno, che ci ha messo sul resto del Carlino, ci ha messo la cosa del cane, cerca se un cane è mai più stato.